bene come possa essere ostativo. Si tratta, ripeto, di un altro ostacolo pesante all'esercizio dei diritti politici. Questa è una logica che noi non condividiamo e riteniamo che queste parole possano essere giuste in un percorso di non eccessiva. Di non eccesso di ostacoli per poter avere il diritto, come la Costituzione chiede, di fare politica. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 5.46 Sisto. Parere contrario. Commissione, Governo, relatore 5 Stelle, relatrice sì. Favorevole relatore 5, Forza Italia. Aperta la votazione. Murer. Furnari. Di Lello, com'è? Ci siamo? Narduolo e poi chiudiamo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 5.48 Centemero, chiede di parlare il deputato Sisto. Prego, onorevole. Presidente, grazie. Qui il tema è ancora più delicato perché in questa dichiarazione che si chiede di questa trasmissione della dichiarazione dei redditi con i dati relativi ai beni mobili e immobili, vi è questa dizione: siano stati titolari nei 6 mesi precedenti anche per interposta persona. Allora io chiedo, qui ci sono due problemi. Il primo è la individuazione dell'interposta persona, che di regola viene anche offerta a chi deve provvedere su questi punti, cioè noi andiamo a dare ad un soggetto che non ha nessuna garanzia giurisdizionale, che sostanzialmente deriva la sua legittimazione dalla politica, che è sostanzialmente un burocrate per quanto lo si possa chiamare diversamente, ma appartiene ad un'authority, quindi certamente non ha una funzione diversa da quella di alta dirigenza, di alta burocrazia, il potere di individuare l'interposta persona. Perché è ovvio che se io nella mia dichiarazione non lo scrivo, qualcuno potrebbe avere anche la voglia di andare a individuare se ci sono delle situazioni di interposta persona. Ma c'è un altro passaggio. Si chiede al soggetto che va al governo una dichiarazione che potrebbe avere il carattere confessorio, cioè facciamo l'ipotesi che io abbia dei beni che per un qualsiasi motivo, sono seguiti da un'interposta persona. Così sono costretto ad una denuncia che certamente non ci sarà, a un'autodenuncia che non ci sarà mai. Cioè è un dato assolutamente surreale imporre a qualcuno di autodenunciarsi e di dire che ci sono dei beni gestiti da un'interposta persona. Ecco, io penso che questa è proprio la cartina di tornasole e la prova provata di come questo non è un provvedimento che aiuta la politica, ma che secondo me depaupera la politica. Si chiede addirittura a un soggetto al governo una dichiarazione con riferimento a una interposta persona. Credo che c'è un nemo tenetus et tegere, cioè un principio in cui nessuno può essere costretto ad ammettere dei fatti che possono anche avere una rilevanza non soltanto amministrativa o civilistica, ma anche penale. Quindi a me sembra che siamo di fronte ad una inversione dell'onere della prova, alla richiesta di una autodichiarazione probabilmente indiziante, ma soprattutto ad un potere nei confronti dell'autorità che deve effettuare questa contestazione che va anche al di là di quelle del giudice penale, perché non avendo la competenza andrà a verificare se vi sono beni, situazioni che vanno oltre la stessa titolarità. Noi stiamo sovvertendo in maniera inaccettabile i principi della giurisdizione. In nome di una politica che non abbia pseudo conflitti di interesse, noi inventiamo un potere ispettivo che va al di là di quello che la stessa giustizia penale e tributaria può fare. Io penso che siamo veramente a un paradosso e far passare come se niente fosse, come se fosse normale questo principio inquisitorio in cui io debbo dichiarare addirittura l'interposta persona con qualcuno che può andarlo a controllare senza nessun controllo, neanche garanzia giurisdizionale, a me sembra davvero paradossale. Noi voteremo favorevolmente, convintamente su questo emendamento in difesa dello Stato di diritto che noi riteniamo di rappresentare. Grazie, onorevole Fiano, prego. Grazie Presidente. Mi preme chiarire all'onorevole Sisto, Presidente, che è un'idea profondamente diversa quella che noi abbiamo. Noi vogliamo una legge che curi l'evenienza
di un conflitto di interesse per un'autorità di governo nel punto in cui stiamo leggendo. Può darsi il caso, sì o no, che colui il quale sta accedendo ad una carica di governo o è già carica di governo veda sovrapporsi un interesse privato legato alle sue attività economico-imprenditoriale con la casistica